Libri.tv ha voluto incontrare il dottor Domenico Sperlì, che è responsabile dell'unità operativa complessa di pediatria all'interno dell'ospedale Annunziata di Cosenza. In seguito allo spettacolo di beneficenza Marietta le trema la gamba, promosso da Stefano Cello e Marianna De Buono, portato in scena dall'Orchestra del Titanic lo scorso 20 ottobre 2018 presso il Teatro Comunale di Iello Calabro, ha fatto sì che si raccogliessero i fondi necessari da donare appunto al reparto pediatrico dell'ospedale di Cosenza, insieme a un quadro realizzato proprio la sera stessa dai bambini presenti in sala. Beh, in un reparto di pediatria dove vengono ricoverati bambini e insieme al bambino sta comunque un genitore, la cosa più importante è quella di rendere l'ambiente più accogliente. Noi non guardiamo solo al bambino e quindi alla necessità di fare diagnosi e cura, ma guardiamo al bambino come ad un essere di cui bisogna preservare lo stato di benessere psicofisico, quindi anche trovarsi in un ambiente che sia più accogliente, che sia non solo visto come un luogo di cura, ma anche un luogo dove un bambino può continuare a svolgere le proprie attività, che sono quelle della sua vita quotidiana, è fondamentale. Intanto la scuola, come pure la presenza di una psicologa che noi abbiamo strutturato in reparto, sono tutte occasioni per il bambino di mantenere un collegamento con il mondo esterno, anche quando è ricoverato. È chiaro che fra le attività, l'attività che noi abbiamo promosso ormai da tempo e che intenderemmo sviluppare è quella di promuovere la lettura. C'è un programma che si chiama Nati per Leggere, che noi abbiamo già avviato in reparto e che ha l'obiettivo di abituare i bambini fin dalle primissime epoche di vita, chiaramente tenendo conto di diverse tipologie di supporto dal punto di vista editoriale, di abituarli proprio alla lettura e quindi a usare questo mezzo che poi, fra l'altro, il libro è cultura e quindi i bambini abituati a leggere saranno sicuramente degli adulti del domani molto più preparati.